she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, eccoli qua Antonio e Paolo. Antonio, saluta i tuoi amici. Ciao a tutti, sarà una bellissima gara, cercheremo di arrivare di nuovo alla fine. Dopo il Casarano era un evento da non perdere. In bocca al lupo. Per mettere la gara. Approfitto, Luciano, dunque, di entrare un attimino nel tecnico. Sì, accennavi poco fa, meccanismi di penalità. Dunque, il rally, dicevamo in precedenza, è una gara che è composta da due parti fondamentali. Una parte di velocità, la componente velocità si, diciamo, estrinseca nelle prove speciali, che sono tratti cronometrati di strade normalmente aperte al traffico, chiuse per l'occasione. Poi ci sono i trasferimenti, invece sono ottimizzati gli spostamenti con questi spostamenti in un tempo ben determinato. Dunque tutto al secondo, se si sforano tempi si va in penalità, ogni penalità si va poi a sommare a quello che è il tempo totale di percorrenza del rally. Esatto, ovviamente, come ho detto prima, i trasferimenti tra una prova e l'altra vengono fatti una media molto bassa, cioè massimo può essere fatto di 50 km all'ora, di conseguenza di solito si arriva sempre all'inizio della prova successiva con un certo margine d'anticipo. Può accadere che per vari problemi o anche per errori questo non possa cadere, come probabilmente è accaduto alla coppia a Yolonga. Ecco, vorrei precisare, come si diceva prima, come accennato, che indubbiamente il test della gara è passato a Paolo Garzia con Monteduro nettamente in testa, perché 10 secondi, oltre 10 secondi, 10 secondi e 2 sul primo del trofeo Suzuki, il numero 86, una coppia composta Schileo e Funari. È un tempo ovviamente, visto che fino ad ora abbiamo fatto un tempo di molto simile, il fatto che Garzia abbia fatto un tempo di 2.31 e 2, un tempo molto basso rispetto a tutti gli altri concorrenti, sicuramente oltre alla velocità e le caratteristiche sono. Assolutamente sì, poi profondo conoscitore anche della pista, gioca in casa, per cui
diamo tanto e onore anche agli altri concorrenti che invece vengono da fuori. Paolo è bravo, però diciamo dalla sua parte c'è anche il fattore casa. Sì, sì, fattore casa, però qua sai, bisogna... Sono sempre 10 secondi. Ma no, sono sempre 10 secondi, poi non è che sia una prova talmente lunga, questa è una prova molto breve, perché facendo due giri è una prova breve e tutti possono conoscerla, sono più o meno. C'è un leggero vantaggio, ma non è sicuramente il vantaggio che può avere nelle prove di casa. Assolutamente lunga, sì. 10 chilometri. Una volta erano anche più lunghe, poi sono diventate sempre via via più corte. Vabbè, i tempi cambiano, ricordo quando... Yeah.